e cammina, cammina, finalmente la coniglietta arrivò al boschetto magico lì dove c'era un castello bellissimo, pieno di uccellini d'oro e blu che volavano dappertutto intorno a lei. Ma ben presto però arrivò la notte. Arrivò la notte e arrivò anche un fantasma. Un fantasma che sembrava buono, ma in realtà poi così buono non era. Infatti le disse: «Ah, sei arrivata finalmente, ti stavo aspettando!» E la rinchiuse dentro la torre. Ma ancora svegli state? Già va bene, eh? Domani c'è scuola. Vuoi dormire? Buonanotte. E l'ha salvata? Credo di sì, ma non lo so. È il finale. Dai, amore, dormi, dormi adesso che è tardi. Andiamo, papà. Adesso che ti stavo sognando. Mi sognavi, racconta. Era troppo bello. Era mattina presto e stavamo ancora a letto. Mi pare che suonava pure una sveglia a un certo punto. Ma noi niente, continuavamo a far l'amore dentro il letto. Bellissimo, bellissimo. Peccato che non si può fare, mamma, che era solo un sogno. Mamma, Ivan, mi fai dispetti? Ecco qua, fine del sogno. Allora, senti, Ivan lo devi lasciare stare, eh? E poi oggi andiamo tutti di corsa. Guarda se riesci a buttare giù dal letto papà, che stamattina è lento. Buongiorno. Ciao, papà. Ciao, tesoro. Me l'hai aggiustata la coroncina? La coroncina, certo che te l'ho aggiustata. Ci ho passato la notte sulla tua coroncina. Fammi vedere come stai. Ma sei bellissima, principessa. Sei un mago, papà. Lo sai che nella recita mi sposo con il principe? Ah, sì, che lo so. Ma io mi voglio sposare con te. Ah, tesoro. Ma i papà non si possono sposare. Che peccato. Però ci si può fare colazione insieme. Ti raggiungo. Se mi sa, stamattina c'è giusto il tempo di un caffè. Caffè. Senti, ridando la mia mamma, sei un bagnato al cioccolato. Dai, non tu una ladra. Ehi, Arianna, amore mio, ma tu lo sai che sei allergica al latte? Poi ti fa male il pancino, no? Ti vuoi rovinare questa giornata? Ma io ho paura che non mi ricordo le cose da dire. Oh, ciao Martina, papà? Eccolo, arriva. Salve, Macaluso. Buondì, dottore. Io le volevo proprio dire che oggi pomeriggio ci sarà un po' di baldoria qui. C'è il compleanno di mio figlio. Arriveranno ragazzini, insomma. Non conterei sulla pennichella del pomeriggio, almeno per oggi. Abbiate pazienza. Grazie mille. Ci vediamo. Hai visto che bello il disegno che mi ha fatto papà ieri sera? Sì, così adesso ci avrai tutta quanta la fiaba illustrata. No, manca il finale. Forse potrei aiutare papà a disegnarlo. Guarda, anche io sono brava. Questo è per Ivan.
Ma che bello! Mi lo dice sempre la signora Marcia che sono brava. È bellissimo, bravo amore. La signora Marcia. E chi è? È quella che a scuola mi fa fare i disegni. La maestra tua si chiama Isa, no? Sì, ma Marcia viene ogni tanto. A me non è molto simpatica. Ah. Beh, comunque se viene una volta ogni tanto si può sopportare, dai. Ecco fatto. Tu oggi devi essere la principessa del bosco incantato. Ma io ho paura della recita, te l'ho detto, non mi ricordo tutto. Senti, ti ho sempre detto che un pochino di paura serve. Così sei più attenta. E poi finché c'è mamma con te non ti può succedere niente. E quando non ci sei? Impossibile. Mamma starà sempre con te. Sono molto orgogliosa di te, Tiziana. Perché sei coraggiosa. Lei mi proteggerà, vero? Certo. Devi solo confermare al giudice le violenze subite. E Arianna è così piccola. Proteggerei anche lei, dottoressa Marcia. Me ne sto già occupando di Arianna. Devi fidarti di me, Tiziana. Sei sicura, figlia mia? Sicura. Va bene, eh? Suona, suona. È un blocco integro, senza venature, senza pelo. Bravo, ci hai visto bene un'altra volta. Oh, 10 anni alla cava di Guidonia saranno serviti a qualcosa o no? Che faceva l'operaio pure lei, capo? Che facevo l'operaio pure io, Giovanni? Operaio, estrattore, trasportatore, ha fatto un po' di tutto. Neanche di più. Questi sono abituati a lavorare per i soliti figli di papà che hanno ereditato l'azienda di famiglia. Rocco Macaluso si è fatto da solo, ricordatevelo. Dovreste prendere esempio. Sì, ma senza esagerare. No, non mi vorrei ritrovare sommerso dalla concorrenza. Questi sono più bravi, più giovani, non guardano in faccia a nessuno. Io vado che c'è un appuntamento con la principessa del bosco. Vai, tranquillo. Occhio alle venature, sì, occhio alle venature, sì. Mi raccomando. Ciao a tutti. Ciao. Ciao, 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 ciao. Ragazzi, sapete che io mi terrei un pochino più interno? Perché mi sembra che lì, sì, mi sembra che lì ci sia una venatura. Papà ha detto che se ho paura devo fischiettare, io ho paura che non mi ricordo le battute. Tu non sei emozionata? Io sì. Voglia. Sono arrivati, direttrice. Dobbiamo andare a prenderla. Ma è proprio sicura? Te l'ho già detto, c'è un dispositivo del tribunale. Stiamo agendo nell'interesse del minore. Meraviglia! La luce del giorno! Ma dov'è la principessa del bosco? Dobbiamo chiamarla tutti insieme! Principessa del bosco! Adesso la chiamano e poi entrerà. Ma dove ci pensa del bosco? È una scena che è così. Loro la devono chiamare e lei deve arrivare. Ma è sparita! Signori, scusatelo, lo spettacolo è sospeso. Ma che succede? Non lo so, stava dietro le quinte fino a 2 minuti fa. Sì, ma dov'è adesso la bambina? Non lo so, io sono più preoccupata di voi. Ma come non lo so? Arianna,
non voglio stare. Adesso via. Non voglio stare, mamma. Ma che succede? Aspettate. Ma che succede? Aspettate! Dove l'hanno portata? Non lo so, c'era un dispositivo del tribunale. L'hanno portata via. Mi dispiace, non ho potuto fare niente. Il pubblico ministero presso il Tribunale dei Minori ha richiesto l'allontanamento immediato della minore Macaluso Arianna dal nucleo familiare perché vittima di presunti abusi sessuali. Presunti abusi sessuali? Cioè, non ho capito. Mia figlia sarebbe stata abusata. Ma che dice? Da chi? Signor Macaluso, temo che presto riceverà un avviso di garanzia. Che? È lei l'indagato. Io? Ma che sta dicendo? Mio marito è una persona per bene. La nostra è una famiglia per bene. Mia figlia è una bambina felice. Rosa, calmati, calmati. Maresciallo, siamo certamente vittime di un errore. Io personalmente, ma credo anche Arianna. Ma siete sicuri che si tratti di lei? Si deduce dalla perizia della psicologa che sta frequentando vostra figlia da 2 mesi a scuola. Una psicologa? A scuola? Sì. Mi dedichi sempre la signora Marcia, che sono brava. E chi è? È quella che a scuola mi fa fare i disegni. E come si chiama questa psicologa? C'è il segreto istruttorio, mi dispiace. Siamo arrivate. Cos'è questo posto? Qui non c'è nessuno. Ma è bello qui, guarda, guarda che c'è anche il mare. Hai visto? È bellissimo. Poi ci sono tanti bambini che adesso sono a scuola ma arriveranno presto. Io voglio tornare da mamma e papà. Amore. Andiamo. Ecco Suor Chiara. Buongiorno Suor Chiara. Buongiorno dottore. Ecco Arianna. Arianna, benvenuta. Ma guarda che bello sto vestitino che ti sei messa, eh. Io voglio tornare a casa. Amore, dammi un bacetto. Vieni con me, vieni, dai, forza, dammi la manina, vieni. Andiamo. Vieni. Vai, vai, vai. Io vorrei sapere chi è quell'infame che ci ha avuto il coraggio di calunniarti. Pronto? Pronto? Con chi parlo? Pronto? Sarà uno sciacallo, attacca. Noi dobbiamo capire, Rocco, chi ti vuole così male. I carabinieri parlano di alcuni colloqui a scuola con una psicologa. Arianna diceva che c'era una certa Marzia che incontrava a scuola, ecco. La faceva disegnare. Io ho sempre pensato fosse una supplente, una maestra, che ne so. Sarà lei? Avete chiamato l'avvocato Vigli? Sì, sì, l'ho chiamato io, gli ho anche spiegato un po' la situazione. È la festa, i bambini. Oddio. Scusami Giada, purtroppo io ho dovuto annullare la festa perché Ivan c'ha la febbre. Magari poi la rifacciamo, però l'ho dovuta proprio cancellare. Ma grazie. A voi. Ciao Emma. Glielo do io. Grazie a tutti. Grazie.
lo scarto il regalo. Vediamo che c'è dentro. Aspetta che torna Arianna. È morta, vero? Ma che dici? Allora perché non fai altro che piangere? Amore mio. Mi ha lasciato anche un biglietto. Buon compleanno, Ivan. Il fratello più forte del mondo. Ti voglio bene, Arianna. Senti, fra qualche giorno Arianna torna a casa. Te lo prometto. E festeggeremo il tuo compleanno anche con lei. Arianna, dove volevi andare? Vedi che ho trovato la torta? Arianna! Ecco Suor Chiara. Suor Chiara adesso ti farà vedere la camera dove dormirai con le altre bambine. Noi ci vediamo domani. Io non voglio dormire qui, voglio ritornare a casa. Io devo andare. Ciao Arianna, arrivederci Suor Chiara, domani. A domani. Vedrai che questo dolcetto è buonissimo, tesoro. Voglio ritornare a casa. Sì, sì, ma ora andiamo, che tra un po' ti faccio conoscere delle nuove amichette. Bellezza, bellezza. Rocco. Ma dove ho sbagliato? Con chi? Io vivo per te e per i bambini. Siete tutta la mia vita. Lo so, lo so. Tutto quello che ho fatto l'ho fatto per voi. E voi mi avete dato la forza. Si chiarirà tutto. Si chiarirà tutto. E poi un'accusa così infamante. Che cosa brutta, ma chi lo può credere? Chi può pensare che io abbia fatto qualcosa di male alla nostra bambina? Chi ti conosce non può crederlo. Ci riprenderemo, Arianna. Ce la riprenderemo, vedrai. Chissà dove starà. Dove l'avranno portata, io non so. Perché noi non fare così. Oh, devo togliere sto vestito, mica è carnevale. E poi mettila a dormire. Io non dormo qui perché mamma e papà mi vengono a riprendere. Ciao, io mi chiamo Geronei, e tu? Lei si chiama Arianna. Ciao Arianna, buonanotte. Ma vedi questa quanta antipatica? È nuova, poi gli passa. Oh, ben andata a dormire! Macaluso,
Lei conosce Natalina e Tiziana? Tiziana? Certo, è la figlia di Carlo Natalini, uno dei miei migliori amici. È anche molto amica di Arianna e di Ivan, i miei figli. Vede, secondo la Natalini, lei era solito avere dei contatti intimi con sua figlia, soprattutto durante la notte. Lo conferma? Mi scusi, ma il mio cliente si avvale della facoltà di non rispondere. No, mi faccia rispondere, avvocato, nessun problema. Non ho nulla da nascondere e soprattutto vorrei capire che cosa intende per contatti. L'aiutava a vestirsi, a cambiarsi, le faceva il bagno. Sono suo padre, certo, è normale, no? Senta, e questi contatti intimi dove avvenivano? Come dove avvenivano? Ma dove vuole arrivare? Secondo la dottoressa Soldani, la psicologa che ha preso in custodia sua figlia e con la quale ha avuto anche numerosi colloqui, sua figlia Arianna manifesta un disturbo post-traumatico da stress. Ma ci credo. È il minimo che le possa essere successo. Sarà stressata e magari non mangia neanche più, ma perché è stata strappata via così da noi, dalla sua famiglia, dal suo ambiente. E poi scusi, ma questa storia che aveva colloqui con la psicologa che la controllava, ma perché noi non siamo stati informati? Siamo i genitori, avremmo dovuto saperlo. Mi dispiace, Macaluso, è stata una decisione del Tribunale dei Minori, non mia. Beh, sì, vabbè, dicevo, sua figlia può ignorare. Sua figlia Arianna manifesta un disturbo post-traumatico da stress, dei disordini alimentari e una percezione distorta della figura paterna che ha dato origine ad una forma deviata del complesso di Elettra, ascrivibile al desiderio della bambina di possedere il padre in competizione con la propria madre. Patologia tipica nei casi di violenza padre-figlia. Ma che dice? Io mia figlia non l'ho mai toccata, ma no. E poi scusi, lei sta parlando così di noi senza sapere chi siamo. Conosce mia figlia, conosce me. Non sapete un cazzo di niente. Come vi permettete? E state lì. Ma Caluso, non le consento queste cose. La prego, aggiorneremo questo incontro quando il suo cliente si sarà calmato. Sì. D'accordo. Mi scusi, è un momento difficile. Ma che succede, Rocco? Io ancora non ci posso credere. Cioè? Ancora non ci posso. Ma tu sai chi è che mi ha accusato? Tiziana. Ma Tiziana chi? La figlia di Stefania? Sì, Tiziana, lei. Ma non sai che cosa si è inventato? Che ho i contatti intimi notturni con Arianna. Signora, non è da escludere che il PM voglia incontrare anche lei. Senta, quello lì è convinto che io sia un pedofilo. No, lei deve stare tranquillo. Perché io sia colpevole? No, assolutamente. L'importante adesso è che non abbiate contatti con la famiglia Natalini. Questo è veramente importante. Io devo andare. Mi raccomando. A chiamarti quando ti hanno portato via Arianna. Oddio, allora eri tu. Quindi tu sapevi di Tiziana, eh? Delle accuse a Rocco. Io e te non dobbiamo essere nemiche, Rosa. Perché io lo so quello che provi e so quello che senti. Stefania, tu non stai bene. Senti, io voglio parlare con tuo marito. Dov'è? Dov'è Carlo? Tuo figlio? Dove sono? Li hanno arrestati. Era 2 anni che andava avanti questa storia. Era 2 anni che la violentava. Stefania, non so che dirti. È terribile. Mi dispiace di non aver capito nemmeno io niente di quello che stava succedendo. Rocco, che c'entra però? Rocco c'entra perché ha fatto del male a tua figlia, come mio marito e mio figlio hanno fatto del male alla mia Tiziana. Ma che dici? Il procuratore ti vuole vedere, vero? Sì. Allora, lui vorrà sapere se è tutto vero. E tu devi ammettere che Rocco è colpevole, così ti faranno vedere Arianna, la potrai andare a trovare all'istituto, perché anche Tiziana è all'istituto, però io posso andarla a vedere una volta alla settimana, lo sai perché? Perché ho detto che lo sapevo, che sapevo che erano dei mostri che la violentavano. Perché tu lo sapevi? Io non ho mai dubitato di mio marito, io non... Allora tu hai mentito al procuratore?
Denuncia Rocco e vai a prenderti tua figlia, Rosa. Denuncialo! Ma io non denuncio nessuno! Rocco non c'entra niente con abusi, violenza, con questa storia, niente! E basta con queste medicine poi, ti fanno male! Tu sei pazza e tua figlia si è inventata tutto. Sono quelli sulla barchetta? Papà, mamma e Ivan. C'è il mare in tempesta? Sì, è per questo che non riescono a venirmi a prendere. Basta con questi disegni. Dai, l'ultimo. Disegna qualcosa che ti fa paura. È un modo per vincerla. Beh, ho un po' paura del fantasma, quello che mi raccontava papà. Prova a disegnarlo. Perché ti fa paura? Perché ha rinchiuso la coniglietta nel castello. E non so se papà coniglio la riuscirà a salvare. Il mio papà non è riuscito a raccontarmi la fine. È per colpa tua che mi hai rinchiuso qui dentro. Puoi andare a giocare con le altre bambine. Sì, hai ragione, vai, vai, Arianna. Dottoressa, tutto bene? Ma certo che è proprio brava Arianna a disegnare, eh? E quello che cos'è? È la sua richiesta di aiuto. Il fantasma che ha rinchiuso la coniglietta nella torre. Sì, ma io la conosco quella favola. Non è una favola. Questo è un chiaro riferimento sessuale. Ma cosa dice, dottoressa? Signor Macaluso. Ciao Martina. Buonasera, dottor Aldi. Martina, sali in macchina, dai. Che c'è, papà? Dai, sali. Ho parlato con Stefania, sono andata a casa sua. Sei andata tu a casa sua? Sì, sono andata a casa sua. Ma come ti è venuto in mente, Rosa? Ma sei impazzita? L'avvocato ha detto che non dobbiamo avere nessun rapporto, nessun contatto, niente. Lo so, ma io ci sono voluto andare lo stesso. Io non so se è vero, ma se tu avessi visto come era conciata, come stava, io credo che qualcosa sia successo. Il marito e il figlio stanno in carcere. Dice che hanno violentato Tiziana. Cioè, tu credi che Carlo e suo figlio abbiano fatto del male a Tiziana? Non lo so. Quindi ci credi?
credi a tutta questa storia. Rosa, è importante. Perché se tu ci credi, allora puoi credere anche al fatto che io abbia fatto qualcosa di male a nostra figlia. Non ho mai dubitato di te. Senti, preferirei che me lo dicessi guardandomi negli occhi. Rocco, ti prego, basta. Me lo puoi dire guardandomi negli occhi, per favore? Piantala. Puoi farlo? Va bene. Fa bene, se ti fa stare bene. Sì, mi fa stare Rocco, bene. Sei colpevole, eh? Rocco, hai fatto male a nostra figlia. Dimmelo, hai fatto male ad Arianna. Dimmelo. Rosa, ma... non è vero, è questo. È così? Sono diventato un mostro in pochi giorni. Un mostro. Questa è la verità. Se ci credi pure tu, allora è finito. È un incubo. Lascia stare, Rocco, lascia stare. Esci, Rocco. Esci, Rocco. Che dici? Non moriamo adesso, Rocco. Non moriamo adesso. Mamma! Ivan ti chiama. Mamma, vieni! Arianna? Tiziana, che bello che sei venuta a trovarmi. Piccola, sei venuta per portarmi a casa? No, solo a trovarti. Perché mamma non mi viene più a prendere? Non lo so, sono anch'io in un istituto, però mia mamma la vedo. Io la posso solo sognare. E sogni anche tuo papà? Sì, sempre. Ti ricordi quello che mi avevi detto? No, cosa? Che tuo papà ti faceva delle cose brutte. Non mi ricordo. La signorina Marzia ti chiederà se è vero quello che ti ha fatto tuo papà. Se te fai sì con la testa, insomma, se dici che è vero, ti riportano dalla tua mamma. Sei sicura? Sicurissima. Ma perché non ti ho più vista a casa? Possiamo cominciare. Allora, Arianna, ti va di parlare un po' di quando ero a casa con i tuoi genitori? Ti ricordi quella volta che mi hai detto che tu e papà avete un segreto? Qual è il segreto? Il segreto è che io voglio sposare papà. Però non si può. Dottoressa, le chiedo se restavano sempre soli. Il tuo papà la sera ti racconta sempre le favole, vero? Sì. E non c'è mai nessun altro con voi? Tuo fratello ha una cameretta tutta sua? Sì. Il tuo papà si siede accanto a te sul letto?
Dottoressa, le chiede cortesemente di descrivere i comportamenti e gli atteggiamenti del padre. Arianna, ti ricordi se qualche volta è successo che il papà ti ha fatto delle cose brutte? Arianna, non avere paura. A me puoi dirlo. Sono brutte le cose che ti ha fatto il tuo papà? Giudice, per me è sufficiente, per lei? Anche per me. Possiamo andare. Per noi è tutto, dottoressa Soldani, grazie. Aspettate un attimo, ma avete visto questa bambina? Si calmi. Ma ci posso parlare un attimo? No, la prego, dobbiamo andare. Andiamo, dai. Adesso posso tornare a casa? Beh sì, ma non subito. Ma Tiziana aveva detto che... Ma cosa può saperne Tiziana? È solo una bambina. Aveva detto che se io dicevo che papà mi faceva le cose brutte, poi potevo ritornare a casa. È per il tuo bene, Arianna. Un giorno capirai. Tu sei bugiarda, bugiarda e cattiva! Arianna! Arianna! Buongiorno. Buongiorno. Lei, signor Macaluso Rocco? Sì, sono io. Posso vedere un documento? Sì, certo. Rocco, che succede? Chi sono? Aspetta, Rosa. Mamma, perché sono venuto? Aspetta un attimo, aspetta. Ecco. Che c'è? Che succede? Questo è per lei. Cos'è, Rocco? Deve seguirci. Lo dovevamo aspettare dopo quello che è successo. Ma cosa? Adesso devo andare, poi si risolverà dove? Tutto. Si risolverà tutto. Dove? A posto, chiariamo tutto. Ma non è giusto. Dove lo portate? Ma non ha fatto niente, ma mica le persone possono essere prese così. Mamma! Rocco! Rocco! Dove lo portate? Signore. Prego. Rocco! Rosa, stai tranquilla. Ma come tranquilla? Ma dove ti portano? Chiariamo tutto. Chiariamo tutto. Si deve risolvere. Ma non ha fatto niente, mio mamma. Marito. Dovevo portare. Papà! Mamma, che succede? Mamma! Rocco! Ma dove lo portate? Entriamo in casa, Ivan.
Lui è Macaluso Rocco, sarà il vostro nuovo compagno di cella. Quella è la tua grande. Salve. Salve sta minchia. Ti tocco i bambini, a noi ci fai schifo. Uff, ma non la sentite questa puzza di merda? No, so io, so che sto cazzo di cesso lo scarica. Ho sentito che ti chiami Rocco. Io sono Romolo. Mi ha detto che si indussero i panicignoli di questa massa che le botte la moglie. Dove cazzo ha fatto quest'altro? Ma come le dico io, sono 2 anni che sono qua. Siete, rifatto il letto, no. Preparate la pranda, non ti preoccupare. Riposati, dai. Riposati, riposati. Mo ti riposi pinnace 20 anni che addentro. Ah? Tu che cazzo guardi? Ma mi preparano un caffè, nevolo. Tu pedofili in merda. Unisci tu e qua dentro. Ecco il PM Carrera. Procuratore, la signora Macaluso. Piacere, Carrera. Piacere. Avvocato. Senta, quando posso vedere mia figlia? Signora, questo dipende un po' anche da lei. Se lei dicesse la verità, potrebbe rivederla anche subito. Quale verità? La verità, signora, ce n'è una sola. Riguardo ciò che accadeva in casa tra suo marito e sua figlia. Cose che lei ha visto succedere, che magari ha minimizzato, in cui non ha voluto vederci della malizia. Procuratore Carrera! Arrivo subito. Signora, purtroppo adesso devo andare in udienza. Le lascio ancora un po' di tempo per pensare. Ma mi raccomando, ci rifletta bene. È importante. Aspetto domani alle 10 in ufficio. Avvocato. Arrivederci. Purtroppo l'interrogatorio protetto di Arianna ha confermato tutti i sospetti. Ma la bambina non era lei, gliel'ho detto. Sì. Non era lei, mi creda. Lo so, ma la situazione è compromessa. Io suggerisco una parziale confessione degli addebiti. Scusi, non ho capito, io dovrei confessare di aver molestato mia figlia? Sì, ma tornerebbe presto in libertà. Ma che sta dicendo? Ma come pensa che io possa... Cioè, io dovrei ammettere quello che i giornali hanno già scritto decidendo che sono un mostro? Non se ne parla proprio, non se ne parla. Si tratta solo di strategia processuale. Quale strategia? Lei pensa che io sia colpevole? Macaluso, io sono qui per aiutarla. Io non lo voglio il suo aiuto. Sono il suo avvocato. No. No, lei non è più un cazzo di niente. Se ne vada. Ma che sta dicendo? Agente! Macaluso, torni a sedere. Colloquio è finito. Macaluso, lo capisce che si sta rovinando? Non si faccia più vedere. Agente! Non ha fatto del male ad Arianna, e nemmeno a me.
Quel papà più buono del mondo. Finalmente la coniglietta arrivò nel boschetto magico, dove c'era un castello bellissimo, dove c'erano tanti uccellini d'oro e d'argento che le svolazzarono intorno. Ma scese la notte, arrivò il buio e la coniglietta ebbe paura. C'era anche un fantasma che sembrava un fantasma buono, ma in realtà così buono non era. Infatti, quando le arrivò, le disse: ah, ti aspettavo, finalmente sei arrivata, eh? E la rinchiuse nella torre. La coniglietta ebbe paura, ma si ricordò che suo papà le aveva detto che sarebbe andato a salvarla. E l'ha salvata? Non lo so. Questo è il finale della favola. Domani te lo dico. Allora, signora, ha riflettuto su quanto le ho chiesto? È l'unico modo per far tornare sua figlia a casa. Altrimenti il tribunale dei minori non gliela farà più vedere. Sono i suoi figli? Sì. E non potrei fare a meno di loro un solo istante. Lo capisco. Ammette, almeno in parte, la colpevolezza di suo marito. Io ho perso mia madre che avevo più o meno la stessa età di Arianna. Vede, io conosco il dolore di pronunciare quella parola, mamma. E sapere che non risponderà nessuno. So bene cosa starà soffrendo mia figlia, ma non posso denunciare un uomo innocente. Vede, mio marito è la persona più onesta che io abbia conosciuto nella mia vita. Quindi la risposta è no. Non pensavo che rinunciasse a sua figlia. È lì che sbaglia. Io non ci rinuncio. Io riprenderò mia figlia. La riprenderemo. Spero che suo marito meriti un tale sacrificio. Mio marito è innocente. Me lo auguro, signora. Tesoro, allora mamma va a trovare papà. Io volevo venire con te a trovare papà. È troppo tempo che non lo vedo. Lo so, ma non è mica così facile. I bambini non possono entrare. Però papà tornerà presto, lo sai. È una bugia. L'ha detto anche di Arianna. E non è tornata. È vero. Perché non è facile. Ma secondo te in carcere a papà gli fanno del male? Ma perché pensi queste cose così brutte? Ma no! Ma perché dovrebbero fargli del male? Oggi non c'è scuola, a che ora torni? Mamma torna presto e poi giochiamo insieme. Intanto sai che ho pensato? Di chiamare zio Luigi. Così adesso ti vesti e lui ti porta a fare una lezione di chitarra. Sei contento? Dai, non fa l'orso, su. Come vieni, no? Vieni, Luigi, dai, su, forza. Che sei contento. Dai.
Stai torna presto, mamma, Andiamo, 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 non voglio sentire né no, né forse, né... Adesso ti vesti e andiamo. Forza, campione, che la musica mette allegria. Devi mangiare qualcosa, ma stai a scomparire. Guarda che gambette che c'hai. Ma che li hai rubati? Suor Chiara la porta della cucina se la dimentica sempre aperta. Non essere triste. Mi sento sola. Chi sono queste due? Io e te. Se vuoi, diventiamo amiche per sempre. Come si fa? Levate te, che puzzi ancora di latte. Ma come faccio a puzzare di latte se sto mangiando la merendina? Tu sai correre? È la cosa che so fare meglio. Ok, dobbiamo correre insieme. Ma così Suor Chiara ci mette in punizione. Sì, ma ci mette in punizione insieme, dai. Allora va bene. Sei pronta? Uno. Vengo anch'io, aspettatemi. Tre. Ivan è arrabbiato, voleva venire. Gli manchi tanto. Comunque forse è meglio che il procuratore gli abbia impedito di vedermi. Portarlo qui dentro. Meglio così, meglio così. Arianna, novità? Come no, perché? Perché non te la ridanno? Se il problema ero io, se il pericolo per lei a casa ero io, adesso che sto chiuso qui dentro? Il procuratore Carrera ha detto che se io ammettevo che tu abusavi di lei, ecco, in quel caso me l'avrebbe fatta vedere. Tu fosse però... almeno tu potevi mentire. Noi non sappiamo mentire, Rocco. Noi vinceremo con la verità. Fino adesso non ci è servito un granché. Ho trovato un avvocato molto bravo. Si chiama Smiraglia. È un principe del foro. Ci costerà una fortuna, come lo paghiamo? Le cose in azienda non è che vanno così bene ultimamente. Beh no, l'azienda si sta riprendendo. Luigi è bravo lì dentro. E che forse avrebbe bisogno di un aiuto, questo sì. Ma come glielo trovo io un aiuto da qui dentro? Come faccio? Io. Tu che? Io. Ma se non ti sei mai interessata del lavoro, dell'azienda? Ma sono 15 anni che ti sento parlare di marmo, di cavi, di cavatore, di campane, di sasso. T'annoiavi, eh? Mi innamoravo ogni giorno di più. Questa azienda è in difficoltà, ma nessuno più di voi sa che persona onesta e per bene è Rocco. E sarà scagionato. Perché Rocco è innocente. E allora quello che voglio è che quando uscirà e ritornerà qua, ritroverà la sua famiglia. Tutti dicono che dopo quello che è successo al signor Rocco, l'azienda è finita e gli ordini sono calati del 50%. Sì, ma non è soltanto per lo scandalo, signora Macaluso. Lì è tutto allagato e non si può più scavare il travertino. Ma adesso noi quell'acqua la togliamo e troviamo la maniera di riprendere gli scavi, non è un problema. Mi spiace, ma anche io sono fuori. Ma tu guarda che ingrato! Aspetta, aspetta, Luigi.
Per me state commettendo un errore. Però vi capisco, se volete andare, andate. Noi rimaniamo. Il capo è sempre stato giusto con noi. Aspetteremo la fine del processo. E se ci sarà da fare qualche sacrificio, lo faremo tutti insieme. Dai, sì. Sì, bravo. Sì, sì, sì. Hai ragione. Grazie a tutti, adesso non torniamo a lavorare. Andiamo. Ho seguito la vostra vicenda attraverso la stampa. Si è accanita pesantemente contro di voi, quasi quanto il PM Carrera. Ma lui è un veterano, diciamo così, di casi come questo. Lo conosco. Avvocato, io ho mio marito in carcere. E non so dove hanno portato mia figlia. E non me la fanno vedere, io non so perché. Non... Il PM Carrera è convinto che lei fosse a conoscenza degli abusi di suo marito. Ma comunque, signora, non hanno prove, stia tranquilla. Prego. Ma per forza non hanno prove, perché non c'è stato nessun abuso. Certo. Il mio giovane collaboratore, l'avvocato Mariani. La signora Macaluso. Piacere. Piacere mio. Dunque, la valutazione della dottoressa Soldani su sua figlia presenta alcune forzature sulla metodologia. Possiamo fare leva su questo. Meno male. Grazie, Mariani. Prego. La porta, per favore. Certo, avvocato. Come avvocato di suo marito, io devo sapere tutto. Certo. Lei ha mai visto qualche gesto di suo marito nei confronti di sua figlia, in qualche modo riconducibile ad una forma di intimità? Mi spiego? Sì, si è spiegato benissimo, non ho nessun gesto. Mio marito è una persona per bene. Sta in carcere da mesi solo per un errore giudiziario. Un vergognoso errore giudiziario. Beh, la cosa più importante adesso allora è accelerare i tempi processuali. Avremo bisogno al più presto di prove, insomma, letterine ai bambini, fotografie, filmini, che possano dipingere Rocco Macaluso come una persona per bene, non il mostro dipinto dall'accusa. Genitori di Jeremy. Mica sono i suoi genitori. E chi sono? Sono quelli che l'adottano. Perché? Perché vivemo qui finché Sor Chiara non ci trova una nuova mamma e un nuovo papà. Ma io non voglio una nuova mamma e un nuovo papà. Io voglio i miei genitori. Ma guarda che è una svolta. Te fanno i regali, te portano a fare le gite. L'anno scorso Matilda è andata a Gardaland. Io non vedo l'ora che mi scelgono. Dici? Dai, non ci pensavo, ok? Andiamo a pranzo, va? Dai. Thank you.
Signor Macaluso Rocco, per il reato previsto e punito dall'articolo 609 quater codice penale. Dottoressa Soldani, lei mi conferma di essere una psicologa specializzata in psicoterapia cognitiva del trauma e di essersi occupata di oltre 40 casi di violenze su minori? Sì. Natalini Tiziana, ha confidato a lei le violenze di cui è stata vittima? Sì, si è presentata al centro una decina di volte prima di trovare il coraggio di parlarne. C'è opposizione da parte della difesa. Le violenze subite dalla minore Natalini non sono attinenti a questo processo. Opposizione respinta. Si prega il pubblico ministero di proseguire. Presidente, chiedo di produrre l'interrogatorio di Natalini Tiziana acquisito in corso di indagine. C'è opposizione da parte della difesa sulla irripetibilità dell'atto. La giovane Natalini è viva e vegeta e può venire a testimoniare in quest'aula. Opposizione respinta. Per questa corte l'atto è irripetibile. Procediamo con il video. Come ti chiami? Natalini Tiziano. Quanti anni hai? 16. Hai mai raccontato a qualcuno quello che ti faceva tuo fratello? No. Non avevi nessuno con cui confidarti? Non so, un'amichetta, una compagna di scuola? Non mi fidavo di nessuno. Tu andavi molto spesso a casa della famiglia Macaluso? Sì, perché c'era Arianna. E non ti fidavi nemmeno del Macaluso? No. Per quale motivo, Tiziana? Io prima gli volevo bene a Rocco, ma poi un giorno Arianna mi ha detto che suo padre... Ti riferisci a Rocco Macaluso? Sì, lui è come mio padre, come mio fratello. Un mostro. Che sta dicendo? Non è vero niente. Che dice? Ma allora se deve dire questo, perché non viene qua? Lo viene qua a dire davanti a me? Rocco. Sono bugie, non è vero niente. Avvocato, faccia qualcosa. Ma stiamo parlando di mia figlia. Stia tranquillo. Sono tutte bugie. Mi scusi, Presidente, mi scusi. Sì, sì. Per cortesia, stia seduto. Dottoressa. Io e lei non possiamo parlare, mi dispiace. Tiziana si è inventata tutto. Mio marito è una persona per bene, non avrebbe mai fatto del male ad Arianna. Glielo posso garantire. Mi ridia mia figlia. Perché me l'ha portata via? Perché voglio proteggerla. Arianna ha subito un danno molto grave. Mi dispiace, ma l'unica che non se n'è ancora accorta è lei. Io ho solo a cuore il bene di sua figlia, mi creda. E quale sarebbe il bene di mia figlia? Stare lontano dalla madre, dal fratello? Ma si rende conto di quello che dice? E sa quante madri negano quello che hanno sotto gli occhi per difendere l'onore della famiglia? Per paura, per vigliaccheria. Ma quale paura? Quale vigliaccheria, dottoressa? Ma lei ha mai avuto il dubbio che forse qualcuno potrebbe non aver visto? Perché non c'era niente da vedere? Perché non è successo niente? Adesso basta. Mi dica dove ha portato mia figlia. Mi dica dove l'ha portata! Ma come saluti? Sto andando via.
Sei una bugiarda, avevi detto che saremmo state amiche per sempre. Arianna, Robert e Barbara vogliono adottarmi. Hanno una casa grande. Ti verrò a trovare. Io non ci sarò più perché mamma e papà mi avranno portato via. Vattene! Vattene via, vattene! Ok, Arianna. Ciao. Le perizie psicologiche e ginecologiche confermano che Tiziana Natalini ha subito degli abusi. Per di più, uno dei principali imputati in questo processo, il fratello, ha ammesso, seppur parzialmente, le sue responsabilità. Di conseguenza, quanto Tiziana ha riferito riguardo gli abusi subiti da Arianna da parte del padre, non devono essere messi in dubbio. Cioè. Perché lei si ostina a negare le responsabilità di suo marito? Mio marito è innocente. Tiziana lo accusa di un reato che non ha commesso, per punirlo. Perché Tiziana avrebbe dovuto punire suo marito? Forse perché mio marito non si era accorto di quello che succedeva in quella casa, delle violenze subite. La bambina veniva spesso a casa nostra. Ah, quindi mi scusi, è per ricambiare la visita, vero? Che lei si è recata a casa di Tiziana ed ha aggredito la madre mentre suo marito era ancora a piede libero. Io sono andata lì... A casa di Stefania, lei lo sapeva? No, affatto. Per cercare di capire. La signora Priori Stefani ha dichiarato che lei è piombata nella sua abitazione urlando e minacciando. C'è opposizione, signor Presidente. Se mai ci fosse stato questo incontro, era semplicemente un incontro tra due vecchie amiche. Avvocato Smiraglia, per cortesia, lasci parlare la signora Macaluso. Prego. Sono andata a casa di Tiziana, ma non l'ho mai minacciata. La Priori sostiene inoltre che lei fosse consapevole degli abusi che Arianna era costretta a subire dal padre. Ma che cosa sta dicendo? Ma perché gli hai detto queste cose? Perché? Signora, per cortesia, si siede. La ignori. E che quando Stefania, in qualità di amica, avrebbe provato a suggerirle di seguire il suo esempio e denunciare suo marito, lei con fare intimidatorio le avrebbe chiesto di obbligare la figlia a ritrattare le accuse. Stefania ha denunciato il marito e suo figlio solo per poter riabbracciare sua figlia nell'istituto, cosa che non hanno permesso a me. Lei non ha mai sospettato delle violenze. Dillo, me l'hai detto tu. È vero, io sapevo, signora, ma non volevo credere. Signora, e poi ho trovato, signora, il coraggio di accusare tuo marito, signora, è il vostro, come mio figlio e tuo padre. Ma non si basta quello che ti ha detto Tiziana? Ma che dici? Tu sei una bugiarda. E bugiarda è tua figlia. Andatevi a curare. Voi ci avete rovinato la vita. La vita ci avete rovinato. Ma insomma, basta. Cerchiamo di avere un contegno. Per cortesia. Signora, le faccio presente che lei ha accusato una delle vittime di questa vicenda. La vittima è mio marito. Le vittime siamo noi. Grazie. Non ho altre domande. La Corte ha accolto la richiesta della difesa di visionare in aula la registrazione intervista interrogatorio della dottoressa Soldani ad Arianna Macaluso. Arianna, ti ricordi se qualche volta il papà ti ha fatto delle cose brutte? Non avere paura, Arianna, ne puoi dirlo. Sono brutte le cose che ti ha fatto il tuo papà? Dottoressa Soldani, è importante che i testimoni vengano preservati da qualsiasi contatto con possibili influenze esterne, giusto? Sì. E allora mi spiega perché poco prima dell'interrogatorio protetto di Arianna lei ha permesso che la minore incontrasse Tiziana Natalini, principale accusatrice del mio assistito, Rocco Macaluso. Che opposizione, signor Presidente. La domanda è suggestiva. Prosegua pure, avvocato.
Ho valutato che far incontrare ad Arianna una persona cara potesse aiutarla a sentirsi meno sola. Beh, allora poteva farla incontrare anche suo fratello Ivan. No, il fratello poteva essere indotto dalla madre a convincere la sorellina a mentire. Beh, anche la giovane Tiziana avrebbe potuto indurre la bambina a mentire o semplicemente a suggestionarla. No, non è questo il caso. Allora prendiamo in analisi l'interrogatorio. Arianna si è limitata ad annuire alle domande dirette, formulate spesso in modo prematuro. Io ho seguito più di 40 casi di abusi su minori, in gran parte confermati, purtroppo. Vuole forse insegnarmi a fare il mio lavoro? Non mi permetterei mai. Mi spiega però perché non ha ritenuto opportuno chiedere ad Arianna dettagli sul contesto in cui avrebbe confessato a Tiziana Natalini gli abusi. Semplicemente non l'ho ritenuto necessario al fine della valutazione. Quindi non è stato ritenuto necessario acquisire informazioni dettagliate per ciò che concerne lo spazio, il tempo, le persone coinvolte e soprattutto gli eventi accaduti? No. Presidente, chiedo formalmente di escludere dalle prove l'interrogatorio della dottoressa alla minore Macaluso Arianna in ordine al mancato rispetto delle linee guida di ascolto dei minori, senza contare che la casa famiglia dove è avvenuto l'interrogatorio protetto non rispetta i requisiti di ambiente neutro, in quanto Arianna Macaluso vi risiedeva da tempo. C'è opposizione, signor Presidente. Non si può escludere una prova così determinante. Accolgo la richiesta dell'avvocato Smiraglia. Grazie. La testa può andare. L'udienza si aggiorna. Bene. Grazie. Grazie per avermi preferito. Speriamo bene. La ringrazio di tutto, eh. Non si preoccupi. Perché mi hai portato a scuola? Ti ho detto che non ci voglio andare. Invece devi. Tu non sai come mi guardano. Oh, guarda chi c'è. Buongiorno, signora. Ciao, bella. Ivan, dai, vieni, è tardi. Dai. Mamma, no. Vado. Bravo, ometto mio. Ivan, finirà tutto il prima possibile. Te lo prometto. Ciao. Ciao, Emma. Tuo padre è carcerato. Andate a scuola. Tuo padre è carcerato. Ma non potete già mettere i piedi. Non vi dovete permettere. Arianna, se vuoi possiamo diventare amiche per sempre noi. Non si è mai amiche per sempre. Arianna, ma perché fai così? Non devi fare così. Arianna, guarda chi c'è, guarda chi è tornata. Ciao, Silvia. Arianna, ciao. C'è Silvia, la tua amica. Non è più mia amica. Mi ha lasciato sola tutta l'estate. E poi tanto se ne rivà. No, non me ne andrò più. Quei genitori non mi hanno voluta. E lo sai perché? Perché so cattiva. Tu non sei cattiva. Sono i grandi che sono cattivi e che ci abbandonano sempre. Cazzo, venite, venite. Silvia! Silvia! Mamma, ma secondo te il regalo piacerà a Emma? Ma certo! Ci hai messo un'ora per sceglierlo, è bellissimo. Ma
che ti sei innamorato? Dai, guarda, siamo pure in ritardo. Emma, Daniele, Cristian! Hai visto che ti aspettano? Siamo pure in ritardo, sempre per colpa tua. Eccoci, siamo arrivati. Ciao Rosa. Ciao. Ciao. Ciao Ivan. Senti. Che succede? Mi dispiace, ma ci sono i bambini e le altre mamme preferiscono evitare questa situazione. Va bene, vado via io e rimane solo Ivan, poi lo verrà a prendere Luigi. Meglio di no, credimi, io non condivido questa situazione, però capisci anche loro. Non fare questo ai nostri figli. Non c'entrano niente. Si vogliono bene da quando andavano all'asilo. Lo so, hai ragione. Ivan, perché non entri? È che noi abbiamo un appuntamento. Ma Ivan è venuto lo stesso a portarti il regalo per il compleanno. Datelo, Ivan. Auguri, Anna. Grazie. Ma... hanno l'impegno, dai. Non è giusto. È così, hanno l'impegno, dai. Ciao, Ivan. Ivan! Dove sei rimanere? Ivan! Hanno un altro impegno, dai. Ivan! Dai, tranquilla. Ci sono gli altri amici che ti stanno. Non è giusto. Non vedrai tutto. Io volevo di Ivan. No, no, no. Andiamo via, Ivan. La vedrai domani a scuola, amore mio. Vieni. Sta sempre a disegnare la picciritta, sei fissato. Ehi, lascialo stare. Muto tu. Ma... hanno chiesto chi lo che ci fa a tua figlia di notte? Eh? T'hanno chiesto? O no? Stai zitto. Non farla finita, dammelo con te il cazzo, no. Lo vedi sta male, poverino. Male, sta male. Che ci facia la notte a figlia? Ah, che ci facia? La toccavi così? La zitto! Tocca... Devi stare zitto, chiudi quella fogna! Zitto! T'ammazzo! Io t'ammazzo! T'ammazzo! Guarda che mi ha fatto male sto cordone! Ancora oggi? T'ammazzo io, t'ammazzo, tu un giorno! Potete lasciarlo stare! Basta! Vedi, dai, poverino, lascio perdere. Passa. Ma che hai fatto? Eh? Ma che ti ha menato? Il 30 è una sciocchezza, dai. È tutto passato. E comunque è colpa mia, ho cominciato io. Vabbè, ma adesso ti metti a litigare pure in carcere. Così peggiori pure la tua posizione, no? La nostra già è una situazione delicata. Non ce l'ho fatta più, mi dovevo difendere, Rosa. Qua è così. Sto diventando un po'... una bestia. Ma è meglio così, forse... forse così me la cavo. Meno male che mi hanno fermato, se non lo so come finiva. Ho parlato con Smiraglia. Eh? Mi ha detto che sarebbe importante se Ivan testimoniasse al processo. Lasciamolo in pace. Ma lo seguirebbe una psicologa. Ivan sarebbe d'accordo. Ma c'è così difficile per lui? È troppo piccolo, è ancora un bambino. No, no. Vabbè, se pensi che è la cosa migliore da fare. Però... è l'unica possibilità che abbiamo.
Guarda come l'hanno ridotto. Giurami che non lo fai più, ti prego. Giuramelo. Buongiorno, Presidente. Buongiorno, dottoressa Di Leo. Stai tranquillo, Ivo. Il Presidente ti farà solo qualche semplice domanda, eh? Ciao, Ivan. Ciao. Ivan, senti. Grazie. Quanti anni hai? 10. Che fai, la quinta? Sì. E a calcio giochi? Sì. Ti piacciono le favole? Tuo papà te le legge qualche volta la sera? Quando ero piccolo, sì. Prima che ce la portassero via, le leggeva ad Arianna. Senti, Arianna ha paura del buio? Sì, ma un carillon con la luce che rimane accesa. E poi dorme con la porta aperta. Quindi, se succede qualcosa, se piange, se sta male, te senti tutto? Sì. E succede spesso? È successo una, due volte. Lei era piccola e chiamava mamma. E ti ricordi che cosa diceva? No. Ho detto che era piccola e poi io dormivo. Ah, dormivi. Senti, ultimamente la tua sorellina come ti sembrava? Era triste, era allegra? Signor Presidente, forse dovremmo attenerci ai dati oggettivi. Avvocato, per cortesia. Arianna, come ti sembrava? Era felice? Sì, Arianna era felice. Eravamo tutti felici prima che la portassero via. Lasciami stare. Ma che sono tutte queste domande? Non ci voglio più parlare con te. Ridammi mio padre. Ridammi Arianna, papà. Ma non bisognava portarlo qui. Non è un posto per bambini questo. Papà. Lasciate in pace almeno lui. Almeno lui, lasciatelo in pace. Signor Macaluso, si guarda. Papà! Lasciatelo in pace! Papà! Andrà tutto bene. Mamma. Sì. Ma secondo te papà torna per Natale? Sì, penso di sì. Se non torna è colpa mia, vero? Ho detto qualcosa di sbagliato al tribunale. No, tu hai detto solo la verità. E la verità è sempre giusta. È che i processi sono lunghi. Allora perché stiamo facendo quest'albero? Non c'è papà. Non c'è Arianna. Non ce la faccio più. Non voglio fare più niente. Ivan. Voltati, Ivan. Non puoi mollare. Bisogna combattere, perché solo combattendo si vince. Forse. E comunque l'albero me lo faccio da solo, intanto con l'aiuto che mi davi. La faccio io. Che non sei capace. Prego. Vedi, t'impicci pure te. Comunque il puntale lo metto io. Per intanto lo mettevo anche quando c'era papà, quindi. Sei capace? Basta che non cadi dalla sedia, puoi permetterlo. Non cado. Bello. Amore mio.
La difesa ha cercato con tutti i mezzi di screditare il principale consulente di questo processo, la dottoressa Marzia Soldani. Ma non dimentichiamoci che è stata proprio lei a far emergere gli abusi oramai certi di cui è stata vittima Tiziana Natalini. Il coinvolgimento di Rocco Macaluso rientra in questo contesto. La dottoressa Soldani, strappando Arianna Macaluso alla sua famiglia e facendola incontrare Tiziana Natalini, ha gravemente minato l'integrità psicologica della piccola, contravvenendo non solo alla deontologia professionale, ma anche alla correttezza formale. Ivan Macaluso ha confermato le lunghe soste notturne del padre nella camera della sorellina. Sia la moglie che il figlio Ivan potevano assistere tranquillamente, dato che le porte di casa sono rigorosamente sempre aperte. Possono essere l'amore e la dedizione di un padre considerate un crimine. Secondo la perizia della dottoressa Soldani, l'esame dei disegni della bambina, unitamente ai ripetuti colloqui intercorsi con la stessa, confermano che l'imputato è responsabile dei reati contestatigli. Un uomo che dietro la facciata dell'onesto imprenditore e del padre di famiglia nasconde in realtà una natura violenta. Ma signori, rendiamoci conto dello strazio a cui l'imputato è stato sottoposto durante tanti mesi di carcere. La difesa chiede di riconoscere la piena innocenza di Rocco Macaluso e di assolverlo, perché il fatto non sussiste. Chiedo a questa corte di dichiarare Rocco Macaluso colpevole e di condannarlo alla pena di anni 15 e mesi 6 di reclusione. Ma come sarebbe? Come 15 anni? Ma stiamo scherzando? La corte si ritira per deliberare. Quanto bisognerà aspettare? Almeno un paio di giorni. Caro Babbo Natale, il regalo più grande che mi puoi fare è quello di riportarmi a casa, da mamma e papà. È tantissimo tempo che non li vedo. Vorrei tanto riabbracciarli, ascoltare le favole che mi raccontava il mio papà e conoscere la fine della storia della coniglietta. Ti prometto che farò tutti i compiti a casa. Andrò a letto presto, non risponderò più male a Ivan e sarò molto buona. Ti prego, Babbo Natale, sarebbe il Natale più felice della mia vita. Grazie mille, Arianna. Buonanotte, Silvio. Buonanotte, Arianna. Signori la Corte! In nome del popolo italiano, la Corte di Assise, visti gli articoli 609 bis e 609 quarta del Codice Penale, dichiara l'imputato Macaluso Rocco. Colpevole del reato a lui ascritto. E considerate le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di 13 anni di reclusione e al pagamento delle spese processuali. Così è deciso. Ricorreremo in appello. Ma quando? Quando c'è l'appello? Ci sono i tempi tecnici. Quando c'è l'appello? Non c'è. Ma è una vergogna! Mio marito è innocente! Stai facendo un errore! Rocco! Questo è un teatrino! È tutto falso, tutto falso! Io non ho fatto niente! Allora è poco, datemi l'ergastolo! L'ergastolo dovete dare a uno che fa una cosa del genere! Io non l'ho fatto! Rosa! Non l'ho fatto! Sono innocente! Ancora convinta della sua innocenza? Questa sentenza è una vergogna. Mio marito è innocente, scrivetelo sui giornali. Io non mi arrenderò, sia per mia figlia che per lui. Che quando la verità verrà a galla,
Sicuramente qualcuno pagherà. E adesso basta. Luigi, sei sicuro che sia la strada giusta? Sì, la casa famiglia è sul mare. Tu sapevi dove era mia figlia e non mi hai detto niente. Con Rocco abbiamo deciso così. Evitare di farti fare una pazzia. Ma perché andare a riprendersi una figlia è una pazzia? È quella che stiamo facendo adesso. No. E basta, hai fatti i fatti tuoi. Mi portate a casa la mamma? Aprite! Guarda, c'è qualcuno, lo vedi? C'è qualcuno. Non siamo delinquenti, siamo i familiari. Arianna, aspetta. Sei la mia migliore amica. Anche tu. Tanto ti vengo a prendere con mamma e papà. Arianna, vediamo, su. No, per favore. Dobbiamo andare. Arianna, dai. Forza. Non mi lasciare. Mi date mia figlia! Me l'avete strappata! Aprite! Ecco qua. Arianna, dammi un bacetto, forse. È stato bello averti qua. Torna a trovarci. Vai, vai, vai. Signorina Marzia? Vieni, Arianna, vieni. Dove mi porta? Sicuro, tesoro, ti porto al sicuro. Da mamma e papà? Prenda la statale, per favore. Andiamo a fatica, forza, sul bianco. Aprite, è tua la macchina? Sì, è la mia. Aprite, per favore! Per favore, la deve spostare immediatamente. Signora, verso la scossa, abbiamo cose più importanti da fare. Aprite! Che vuole fare? Deve spostare. Aprite! La sposto, la sposto. Arianna! Ridatemi mia figlia! Rosa! Rosa, ecco l'Arianna! Su quella macchina! La stanno portando via! Arianna! Arianna! Arianna!